L'Avellino sbanca Novara e lo fa per la prima volta nella storia dopo 6 sconfitte e un pareggio. Questo il bilancio dei precedenti, ma soprattutto vince per la prima volta in trasferta in questo campionato, in questa stagione. Sconfitta di Verona e poi quelle di Cremona e di Cesena con la sequenza sanguinosa di 3-1, 2-1 al Piola con Super Ardemagni, letale l'attaccante biancoverde con la doppietta che lo fa salire a quota 5 in classifica marcatori. Poi la sofferenza finale per mano di Riccardo Maniero all'ultimo minuto del match, sofferenza nonostante il Novara fosse in 10 uomini per l'espulsione di Alessio Da Cruz. Espulso anche Novellino per proteste, show in gradinata per il tecnico biancoverde che molto probabilmente questa volta non ci sarà nella prossima partita contro l'Empoli per sua stessa ammissione. Novellino quadrato, venuto qui a Novara convinto dei propri mezzi, reparti corti, squadra equilibrata, nonostante ancora 5 cambi che Walter Novellino ha proposto. È un Novellino che può attingere a tutti gli elementi della rosa e lo ha dimostrato su tutti. Raul Asensio, la sua prima da titolare tra i grandi, che partita davvero al servizio della squadra con una potenza fisica, una determinazione ed una convinzione per pochi alla sua età. 2-1 dell'Avellino a Novara, le voci dei protagonisti Walter Novellino, Matteo Ardemagni, il mattatore del match per il Novara, Eugenio Corini e Daniele Sciaudone. Mister, arrivano i 3 punti fuori casa, importanti dei giovani, Asensio, credici. La risposta importante del gruppo, non dei giovani. Nel gruppo noi lavoriamo tutti insieme, strutture, credo che questa è la vittoria del team, della squadra, di tutto, insomma, della società, dei direttori, di tutti. Però dobbiamo rimanere coi piedi per terra, no? Dobbiamo raggiungere più presto i 50 punti e poi vedremo quale sarà il nostro campionato. Ecco, mister, però è stato corretto l'approccio, quello sì, grande risposta da questo punto di vista, le loro Sì, resistenze ultimate. l'approccio è stato eccezionale, subito pronti via. E io credo sempre in questo, no? Perché delle volte quando si scala una montagna si può anche scivolare, ma proprio piano piano la squadra, gli uomini si ricompattano, si aiutano per salirla, no? Insieme. Delle volte io credo che l'impatto è stato buono, ma al di là di questo credo che oggi proprio tutto è stato, tutto, dal portiere a tutti, a volerla staccare. Poi c'è l'abbondanza di scelte che non guasta mai, oggi ha senso straordinario. Voi scegliete, dite scelte, per me non sono scelte. Io faccio allenatore, ho 23 giocatori e tutti lavorano con serenità, serietà, con entusiasmo. Poi gioca uno, gioca l'altro. Qui titolare non sono nemmeno io titolare. Mister Molina sulla fascia opposta, anche oggi è stata la sua. Sì, ma Molina, ripeto, lo conosco bene, insomma, è stato bravo anche la Verona a destra, è stato bene in Guava, insomma, sono stati bravi tutti, però calma. Mister, questa sciarpetta a collo è un Ah, retroscena della tribuna. no, non nella tribuna, nella gradinata dei tifosi del Novara, mi hanno colto benissimo, tra l'altro devo ringraziarli, fare un saluto e grazie per la sciarpa dell'Avellino che me la terrò. Anzi, questa sicuramente una delle mie figlie la vorrà, glielo darò. Però dopo il gol di Maniero è schizzato di nuovo nel E tunnel. per forza, un gol così regalato. A proposito di scalare in montagna, quando c'è questo tifo della sua unica squadra, più facile, hai una responsabilità, no? Beh, per me è doppia. Io sono di Montemarano, per me è doppia, io la sento un po' più dei miei giocatori. Però posso dirti la verità, è una cosa che mi ha ridato tutto, voglia, entusiasmo, passionalità. E lo devo anche a loro. Mister, come possiamo fare per limitare questa espulsione sua? E mi dispiace non essere la partita con l'Empoli, ci tenevo, perché io non dimentico mai niente. Puntini, puntini. Matteo, una doppietta importantissima che ti avvicina al traguardo dei 100 gol in Serie B.
Sì, no, contento, contento della doppietta, della vittoria, un campo difficile, quindi poi in trasferta dovevamo sfatare questo tabù, quindi siamo contenti e pensiamo alla prossima subito. Sono arrivate le risposte sul piano dell'approccio, dell'atteggiamento, quello che vi chiedeva il mister dopo Cremona e Cesena? Sì, sì, no, siamo insomma stati quadrati subito dal primo tempo, abbiamo concesso niente e poi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo creato e poi al secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, però insomma la vittoria direi che è meritata. Senti, quante armi ha questo Avellino adesso anche Asensio, per te cambia il reparto avanzato, però insomma i gol si fanno lo stesso? Sì, no, ha senso, insomma, sapevo già delle sue qualità, è un giocatore giovane, importante, che deve crescere, ma oggi ha fatto una grandissima partita e gli faccio complimenti, però è merito suo e di tutti, soprattutto anche gli esterni che, insomma, quando si fanno sentire ci facilitano le cose noi attaccanti. Intanto la prossima settimana un esame difficile contro l'Empoli. Sì, non c'è niente di facile in questa Serie B, l'Empoli insomma, è una squadra costruita per tornare in Serie A, però sappiamo che giochiamo davanti alla nostra gente, al nostro stadio, quindi daremo del filo da torcere. Ecco, avete vinto in trasferta, adesso cosa scatta nella vostra testa, cambia qualcosa nella mentalità? Ma sicuramente maggiore autostima, e Colantuono mi insegnò vincere aiuta a vincere quando ero all'Atalanta, quindi autostima, è normale che non guardiamo la classifica perché è ancora presto e sai che serve l'equilibrio nella Serie B, però insomma ci alleniamo con positività ancora meglio. Ti hanno già ordinato le pizze da portare al campo? No, il petto di pollo, le pizze è tutta una finzione, io mangio solo petto di pollo e pasta in bianco. Il petto di pollo nei cartoni allora? Sì. Potevi portare a casa il pallone, ti so. Rode o sei contento comunque, va bene un così? Un pochino mi rode, però volevo alzarla e ho visto il difensore vicino al palo tirarla alta, però infatti già mi stavano dicendo se tu facevi il 3-0 eravamo più tranquilli. Grazie. Ma cazzo, che è successo a un certo punto, un controviento, sei finito a terra, mi ha tirato un calcio. Un calcio che Molina poteva metterla, io ho scattato, il difensore era dietro, mi ha tirato un calcio, nessuno ha visto niente, però ci sta. Mister, un'altra partita che non è andata al di là del risultato come sicuramente avevate impostato, un primo tempo bloccato con gli avversari che vanno con la prima azione, con il Novara che specialmente dopo il 2-0 ha accusato il colpo. Sì, era una partita dove siamo partiti contratti sicuramente, abbiamo preso gol in una situazione che sicuramente possiamo fare meglio, abbiamo provato a fare delle cose, abbiamo subito il 2-0 lì. Nell'ultimo quarto d'ora abbiamo un po' subito il contraccolpo del doppio svantaggio, nel secondo tempo ci stavamo provando, ci siamo messi in difficoltà da soli per l'ennesima volta, andando in inferiorità numerica, la squadra ha buttato tutto quello che aveva in campo in una partita che si era messa sicuramente male per noi, abbiamo provato a riaprirla ma non è stato sufficiente per portare a casa un risultato positivo. Nel primo tempo dall'alto si aveva la sensazione che tutto passasse per Ronaldo, una volta che l'Avellino è andato a fare pressing giustamente sul portatore di palla, non ci fossero poi soluzioni alternative, sovrapposizioni per rendere la vostra manovra un po' più imprevedibile per gli avversari. Ma sai, noi giochiamo con un vertice che deve fare gioco, sicuramente è molto coinvolto, a volte è sbagliato, a volte ha fatto delle buone cose. Secondo me quando abbiamo creato superiorità sulle fasce con un 2 contro 1, con interno punta o il terzino che andava in sovrapposizione, abbiamo creato le premesse per essere pericolosi. Sicuramente non siamo stati incisivi quanto è stato bravo l'Avellino a capitalizzare, e quando le partite poi si mettono così con squadre esperte comunque che si mettono tutte dietro linea della palla è oggettivamente complicato, e il nostro principio è quello che dobbiamo pensare prima a far sì che le partite non si mettano così, perché purtroppo è successo troppe volte e di conseguenza sotto questo punto di vista dobbiamo per forza migliorare. La fatica maggiore è sempre nei primi tempi, è ormai una costante, è più un aspetto fisico, mentale, si sarà data una spiegazione. Gioco che nel primo tempo fatica spesso a concretizzarsi, magari anche per meriti dell'avversario o dei meriti nostri, questo magari ce lo spiegherei, però perché? In assoluto i primi tempi, soprattutto nel campionato italiano, sono molto tattici, le squadre sicuramente sono fresche dal punto di vista atletico, lavorano molto bene dal punto di vista tattico e spesso i primi tempi finiscono in equilibrio.
la nostra incapacità di tenere la partita in equilibrio, di andare sotto, è sicuramente diventata un difetto e non possiamo sempre regalare una situazione che gli avversari capitalizzano e per noi giustamente diventa tutto molto più complicato, perché devi andare ad attaccare una squadra che si chiude, più passano i minuti, nonostante la squadra abbia la personalità e voglia provarci, non possiamo permettere che le partite si incanalino sempre in questa maniera, perché non possiamo pagare sempre dazio e mettere la partita come meglio credono gli avversari. Questo giudizio sull'Avellino, e poi a prescindere da questa giornata mi sa che si conferma questa Serie B di livello medio-alto, ma comunque livellato. Sì, no, l'Avellino è un'ottima squadra, guidata da un allenatore importante, molto solida, con giocatori di grande qualità, nei giovani sicuramente importanti. Asensio è un ragazzo che avevamo visto che aveva delle qualità e oggi ha fatto una partita eccellente, e dunque insomma l'Avellino può ritagliarsi uno spazio importante in questo campionato, e la B, come sappiamo, è un campionato difficile e duro, con tante squadre che possono far bene. A commentare una sconfitta, noi l'abbiamo chiamata dolorosa perché si è visto poco gioco, tanta difficoltà, sempre la solita dose di sfortuna a livello arbitrale, però forse una delle peggiori partite fin qui disputate dal 90. Sì, sì, niente, ci spiace tantissimo, credo che oggi volevamo portare a casa i tre punti, purtroppo credo che è già forse qualche partita che magari non riusciamo a approcciare bene la partita nella maniera più adeguata. E niente, subiamo il primo tempo, il gol che è successo in diverse occasioni, poi siamo costretti a rincorrere, poi segnare non è mai facile, come hai detto, certo qualche pizzico di sfortuna c'è, però credo che dipenda solo da noi tirarci fuori da questo momento, da questo periodo, continuare a lavorare, fare quello che facciamo in allenamento, l'uno per l'altro, e piano piano credo che ritorneranno le vittorie, soprattutto le prestazioni, che sono la cosa fondamentale. Ecco, hai accennato tu, era la seconda domanda. Il dato statistico dice che subiamo tantissimo nel primo tempo. È una questione mentale, una questione fisica? L'approcciate a livello fisico troppo blando? Entrate più tardi in partita a livello mentale? Cosa vi dite? Che risposte vi date all'interno dello spogliatoio? No, niente, credo adesso, poi ne parleremo in settimana che con il mister, però sappiamo, già ce lo siamo detti diverse volte, che era importante approcciare bene la partita, ma in questo momento, non so, per diversi motivi non stiamo riuscendo, anche, ripeto, poi a Spezia abbiamo preso gol su un calcio d'angolo, oggi abbiamo preso su un mezzo rimpallo, no? Su un'azione comunque costruita, manovrata. E niente, credo che dobbiamo lavorare tanto e ripartire ogni settimana da zero e cercare di mettere un mattoncino in più alla volta sulla casa che stiamo costruendo, e è importante costruire le basi per portarci avanti tutto il campionato, quindi queste sconfitte comunque ci servono, e ci servono per migliorarci per le prossime. Nel primo tempo la vostra manovra è sembrata un po' monocorde, palla sempre a Ronaldo che andava a impostare, fin quando l'Avellino è andato spesso in pressing su di lui a rubargli palla, eccetera eccetera. Mancano le sovrapposizioni, anche che due interni di centrocampo come te, Moscati, dalla parte opposta, credo che saresti in grado di fare. Come valuti questa difficoltà azzurra nel fare gioco? Niente, credo che stiamo sviluppando quello che proviamo, che per cercare di mettere in difficoltà l'avversario, poi dipende un po' da noi a stare più attenti dove a volte possiamo fare certe giocate e altre no, però sì, dobbiamo metterci ognuno di noi un pochettino di più di quello che sta dando in questo momento per la squadra, e mettersi a disposizione del compagno magari anche con dei movimenti in più.